Nello Cristianini, ben trovato. Italianissimo, una delle nostre eccellenze all'estero, i famosi cervelli in fuga di cui si parla. Lei è docente di intelligenza artificiale all'Università di Bristol, UK, Regno Unito. Allora, cerco di riassumere in sintesi, proprio quasi da Wikipedia, insomma, che lei analizza i contenuti multimediali attraverso degli algoritmi e l'impatto che tutti questi big data, lo dico in italiano che si capisca meglio, possono avere a livello sociale, etico, no? Implicazioni di questo tipo. È vero che una delle menti che il mondo scientifico ci invidia, che l'hanno messo nel panel del top 10 delle eccellenze del mondo matematico e quindi informatico. Dicono così. Bontà loro, alcuni colleghi sì, mi rispettano il mio lavoro e quindi abbiamo questa opportunità di lavorare sia a Bristol e poi con colleghi in altri paesi su principalmente machine learning e poi le sue applicazioni. Quindi il mio vero lavoro sarebbe ancora oggi machine learning, apprendimento di macchine, però lo applichiamo all'analisi dei media, alla visione delle macchine, insomma, alcune cose devo dirle in inglese purtroppo, computer vision e così. Computer vision, beh insomma alcuni termini sono più semplici da capire in inglese per tutti che non in italiano. Non a caso l'hanno finanziato le sue ricerche l'European Research Council, quindi insomma vuol dire che a livello europeo il suo lavoro è riconosciuto, stimato e profeticamente pensano che possa essere utile e servire. Cominciamo proprio dall'inizio, a livello basic, perché proprio non so nulla. Definizione di intelligenza artificiale. Dunque, secondo me questo è un buon modo per bloccarsi all'inizio. È importante certe volte non definire le cose. Comunque, io potrei definire così un comportamento intelligente. Un agente artificiale, una macchina, un algoritmo, un robot, ma anche un organismo, si può definire intelligente se è in grado di perseguire i propri obiettivi in modo autonomo. Per me questa è una cosa semplice. Sembra astratto, ma se pensiamo a un animale in un ambiente che deve risolvere il problema di mangiare. Questo animale deve evitare i pericoli, cercare il cibo, decidere, imparare, adattarsi, perseguire i propri obiettivi. Questo è per me la versione più generale di intelligenza. Vale anche per una persona? Sì, ma è meglio lasciare gli umani fuori dalle questioni, perché poi entrano altre questioni che è meglio non affrontare. Poi magari ne parliamo. Sì, ma pensate subito all'algoritmo di Amazon, che deve raccomandare dei libri. Non è diverso. Incontra un utente, dell'utente sa qualcosa ma non tutto e deve trovare il libro migliore da raccomandare per fare il massimo dei soldi possibili e avanti così, e siamo circondati da macchine così. Ma è sbagliato quindi chiedersi se possono essere più o meno intelligenti dell'intelligenza umana? Sì, è sbagliato. Perché? Come diceva qualcuno famoso, non è nemmeno sbagliato, l'implicazione che ci sia una scala di intelligenza, come una scala di lunghezza, per cui si possa chiedere quanto siamo lontani dagli esseri umani, è completamente fuorviante. Si tratta di costruire macchine che sono in grado di comportarsi in modo autonomo. E ce ne sono, dalle piante agli animali, ai robot, al software agents, ci sono circondati da macchine autonome. E gli umani sono una delle tante soluzioni ai problemi del comportamento autonomo, ma non bastano. Non ci sarà mai il giorno in cui diremo questa macchina ha superato gli umani, perché non c'è nessuno che ci prova. Perché sono gli umani che comunque programmano, decidono, fanno le macchine o no? No, perché non andiamo nella stessa direzione. Sarebbe come chiedersi se la gallina è più adattata al suo ambiente del polipo. Il polipo vive in un altro ambiente. Quando parliamo di macchine, a quali macchine pensiamo? Facciamo degli esempi. Sì, grazie, esatto. Un sistema semplice come Amazon, che raccomanda i libri alle persone. Questo sistema continua a imparare dalle azioni di ogni cliente e migliora continuamente. Ha l'obiettivo di vendere i libri, non sa quali libri verranno pubblicati il prossimo anno, né quali clienti nasceranno fra 5 anni. Il sistema è in grado di gestire nuovi libri, nuovi clienti, nuovi comportamenti, sempre imparando a ottenere il massimo profitto. E questa è una cosa autonoma, non ha bisogno di supervisione umana. Facebook raccomanda amici o raccomanda contenuti. La pagina di Facebook ha spazio per 10 articoli, ma gli articoli possibili sono migliaia e per ogni singolo utente sceglie quei 10. Google raccomanda anche questo in modo personalizzato. Ce ne sono centinaia di sistemi che decidono, imparano, agiscono sempre
perseguendo i propri obiettivi. Nel caso di Facebook è importantissimo, l'obiettivo dell'algoritmo è massimizzare il numero di click, tenere la gente tenere sì, ma non impegnata. È la macchina che ha un obiettivo, è chi ha fatto la macchina, chi domina la macchina e chi paga la macchina che ha i suoi obiettivi. La macchina ha l'obiettivo, poi chi l'ha fatto è un discorso diverso. La macchina è costruita per perseguire uno scopo, okay, e lo persegue bene. Senta, professor Cristianini, perché quando noi pensiamo a intelligenza artificiale e a macchine artificiali pensiamo ai robot? Innanzitutto, non sono tutti robot. No, è uno sbaglio, secondo me. È inevitabile per la certo. nostra mentalità, e anche si vede nei media, nei cinema, cercare di dare un corpo a queste cose. Però è fuorviante, perché l'idea di un robot fisico, magari con due gambe, che ci insegue per la strada, armato, è un'idea tipica del cinema e magari ci aiuta a visualizzare le nostre ansie. Ma in questo momento i sistemi intelligenti che esistono sono distribuiti attorno a noi, sono all'interno dei motori di ricerca, sono all'interno dell'ecosistema informatico di cui facciamo parte, e non li vediamo, ma ci influenzano. Ecco, mi viene in mente la parola inquietudine e nello stesso tempo la parola speranza, appunto possiamo dire anche benefici e rischi con termini più banali, di questa intelligenza artificiale diffusa. Possiamo fare degli esempi di inquietudini e invece benefici? Benefici sono immensi, perché adesso se uno dovesse trovare, pensiamo a YouTube, un sistema semplice in qualche modo e contiene miliardi di piccoli video, e chiunque può guardarli, gratis, chiunque può farli e distribuirli gratis. Questa è una liberazione incredibile, ha cambiato la cultura. Non sarebbe usabile se non ci fosse un algoritmo in mezzo che mi consente di trovarli. Trovare un video non è banale, perché il contenuto del video dipenderà dalle immagini, dalle parole usate, dal contesto. Decidere se un algoritmo è appropriato per me vuol dire per un algoritmo capire i miei gusti, le altre cose che ho visto, i contenuti del video. Senza un sistema intelligente che capisce i video, che capisce gli utenti, sarebbe inutilizzabile, perché una biblioteca senza catalogo di 100 miliardi di libri è come una biblioteca vuota, non serve a niente. Quindi tutta l'infrastruttura che noi usiamo oggi può funzionare solo grazie ad algoritmi di quel tipo lì. Il sistema delle carte di credito sarebbe facilmente truffabile se non ci fosse un algoritmo che controlla ogni transazione, bloccando quelle sospette. Noi possiamo vivere in questo nuovo modo che abbiamo creato grazie alle macchine intelligenti. E dall'altra parte la simbiosi è perfetta. L'intelligenza artificiale di oggi è solo possibile perché le macchine hanno accesso a dati, possono osservare i nostri comportamenti per imparare. E quindi c'è una simbiosi. Le macchine imparano dal fatto di essere incorporate in questa infrastruttura dell'internet e viceversa. Mi perdoni se torno su temi che per lei sono fuorvianti, che però tento semplicemente di dare eco a quelle che sono le preoccupazioni proprio di chi non è addetto ai lavori o di chi non riesce a comprendere. C'è questo timore che a un certo punto le macchine ci usino più che noi le usiamo. L'intelligenza artificiale è tra noi e ci sembra una presenza perturbante per certi versi, perché forse non riusciamo a vederle tutte. Sì, questo non è fuorviante, questo è appropriato. È fuorviante immaginarla come una sorta di persona, ma l'intelligenza è una cosa più generale. E noi adesso facciamo parte di un... bisogna pensare a un ecosistema di informativo. Facciamo così. Abbiamo trasferito tutta una serie di attività che facevamo tranquillamente per anni nella stessa infrastruttura. La posta è stata rimpiazzata dalla posta elettronica, il telefono dal telefono digitale su internet, la televisione dalla TV digitale, i negozi, le banche, quasi tutte le cose che avevano la loro infrastruttura dedicata, il fax, il telegrafo, sono scomparsi entrambi, abbiamo concentrato queste cose in una singola infrastruttura digitale per lo scambio dei dati e ne facciamo uso quotidiano. E non possiamo funzionare più senza. La società adesso non funziona più senza di questa infrastruttura. Lo si vede quando arriva un virus ogni tanto e blocca qualche computer e tutto si blocca. Bene, non potendo uscirne, dobbiamo viverci. E lì dentro incontriamo queste macchine intelligenti, questi algoritmi intelligenti che ci studiano, che ci osservano per imparare. E quindi l'algoritmo vuole capire che intenzioni abbiamo, perché ci può vendere qualcosa, che amici raccomandarci, che notizie darci, che email bloccare. Quanta fiducia mettiamo in queste cose? Intanto qualche anno fa ci siamo accorti di una cosa che nessuno pensava prima. La sorveglianza delle nostre attività può essere enorme, perché tutto passa attraverso lo stesso medium
E questo medium è digitale ed è osservabile. La gente, in generale, chi non era esperto, è rimasto anche sorpreso. Cos'altro dovremmo aspettarci? Tutto passa attraverso un singolo sistema, basta un computer e si sorveglia tutti. Questa è una cosa. Questo fa parte della categoria rischi. Questo è un fatto di oggi. Sono degli stati che hanno scelto di sorvegliare le comunicazioni interne ed esterne dei propri cittadini e degli altri cittadini. Siccome è possibile, lo fanno. Lo sappiamo. Adesso, ci sono dei buoni motivi, per carità, ci sono degli ottimi motivi, però è un fatto che ha sorpreso molti. Poi, lo scorso anno, abbiamo saputo che c'è una compagnia che si chiama Cambridge Analytica che ha usato i contenuti dei social media di Facebook per calcolare informazioni psicometriche su ogni singolo utente in America o in Inghilterra. In base al tipo di personalità, loro potevano mandare dei messaggi elettorali personalizzati per assicurarsi la massima efficacia. Bene, quando io scrivo su Facebook non mi aspetto che questo diventi un modello della mia psicologia che poi diventi un messaggio personalizzato per cambiare l'esito del mio voto. Un'altra compagnia in Inghilterra, Admiral, ha deciso di fornire degli sconti a certi utenti in base ai contenuti di Facebook. Personalità che sono più prudenti e caute possono pagare di meno. Questo anche può essere visto all'incontrario, in base a quello che scrivo pago di più. E poi, nella elezione ultima in America, abbiamo visto che l'opinione pubblica è stata influenzata da notizie false, non vere, interamente non vere. E questo è interessante perché gli algoritmi che vengono usati per raccomandare le notizie sono disegnati per massimizzare il numero dei click, non certo per controllare la validità delle notizie. E fanno esattamente bene quello che devono fare, traffico, non informazione. L'elenco è lunghissimo. E quindi l'opinione pubblica comincia a essere modificata, i mercati sono modificati, società è modificata da macchine che hanno criteri, scopi, obiettivi un po' diversi e sono molto capaci e hanno accesso a dati personali. E qui non parliamo più di macchine, parliamo di chi usa le macchine per i suoi obiettivi, i suoi scopi, di cui le macchine sono molto capaci. Beh, ci sono compagnie che producono questi algoritmi, è uguale, questa idea che si può fare un discorso antropomorfo, così come la macchina può essere vista come un individuo e c'è sempre qualcuno alle spalle. Io credo che le cospirazioni siano in realtà uno sbaglio. Queste sono compagnie che fanno il loro lavoro bene, vendono libri, vendono informazioni, forniscono email e come ogni bravo ingegnere, i loro ingegneri risolvono problemi. Quindi c'è sempre il solito discorso, lo strumento dipende da cosa lo uso. È uno strumento. No, non è così. Il problema è che ci sono effetti collaterali che non abbiamo ancora osservato, okay, perché non fanno parte della cultura dell'ingegnere, non fanno parte del business model della compagnia. Quindi se io devo adesso vendere pubblicità online, voglio avere molto traffico. Per avere traffico sceglierò i contenuti che sono più interessanti per gli utenti. Farò un algoritmo che esattamente incrementa il traffico per vendere pubblicità. Se devo farlo, lo faccio e questo funzionerà bene. Se poi, come effetto collaterale, succede che c'è un contenuto razzista o non vero o falso o pornografico, questo è un effetto collaterale che all'inizio uno non prevede. A noi mancano, secondo me, in questo momento gli strumenti legali e culturali per gestire questa nuova realtà. Quali potrebbero essere questi strumenti? Perché la nostra autonomia non sia totalmente messa a rischio. Sì, è un problema di autonomia. C'è per esempio un campo di ricerca che si chiama tecnologie persuasive e il cui obiettivo è manipolare un pochino il comportamento degli utenti. Un esempio semplice è quando la gente clicca su un link o su un altro, ma si può manipolare gli utenti in altri modi, per vendere delle cose, così. Ogni singola volta, secondo me, la nostra autonomia è un pochino influenzata. Se c'è una compagnia che può assicurare una campagna elettorale molto efficace con messaggi personalizzati, è ovvio che l'autonomia degli elettori è leggermente ridotta. Un sistema legale nuovo, una serie di norme nuove, dovrebbe tenere in mente questo. L'autonomia dell'utente dovrebbe essere tutelata. Queste nuove disposizioni legali però dovrebbero essere fatte a livello globale, no? Non stato per stato. Sì, ma la comunità europea sta facendo un buon lavoro in questo momento. C'è una nuova legge che entrerà in vigore in maggio, che si chiama General Data Protection Regulation, che almeno si occupa di questioni di dati personali e privacy. Magari un po' tardi, perché la privacy purtroppo siamo nel punto in cui siamo, però è un inizio. Per fare algoritmi personalizzati, intelligenti, che agiscono su persone, c'è bisogno di molti dati personali. Regolamentando bene quello,
si può controllare un pochino gli usi. Quindi stiamo arrivando lentamente, ma secondo me non è questione da lasciare nelle mani di ingegneri, è una questione che è più generale, c'è bisogno di secondo me l'analogia più giusta che trovo in questi casi è quella del movimento ambientalista. Negli anni 60 si pensava che il futuro sarà inevitabilmente più inquinamento e più industria, ed era dato per scontato. Così oggi noi pensiamo che il futuro, purtroppo, ci sarà meno privacy e meno autonomia perché le macchine lo vogliono. In realtà, quando poi ci sono entrati in gioco anche gli artisti, gli umanisti, i sociologi, i giornalisti, il gioco è cambiato. La politica ha dovuto accorgersi di queste cose e oggi, 30-40 anni dopo, c'è meno inquinamento. Certo. In realtà, la gente tra l'altro è disposta a pagare un po' di più per avere l'uovo, il tonno o la ciminiera di un tipo specifico. Dobbiamo rifarlo di nuovo, c'è bisogno di coinvolgere gli artisti, gli umanisti, gli scienziati e gli altri, spiegare alla gente con calma che la nostra autonomia vale, che avere tutto gratis in cambio di pubblicità, in cambio di essere esposti alla pubblicità, magari non è il modo ideale di finanziare queste tecnologie. E con le persone giuste, con il tempo, riusciremo, penso. Sono molto ottimista. Professor Cristianini, è bello che lei sia molto ottimista. Lei sta parlando e prospettando una grande alleanza di uomini. Mi viene da pensare che quindi le intelligenze artificiali possono sviluppare ancora di più l'intelligenza umana e in qualche modo essere artefici di un nuovo rinascimento? Beh, non sarebbe male. Sono un grande appassionato del rinascimento italiano. E il rinascimento italiano, tra l'altro, vedeva persone di quel tipo lì, che non vedevano i confini fra le discipline. E già lavorare in questo campo è un campo che non ha confini, perché l'intelligenza artificiale di per sé richiede conoscenze tecniche, umanistiche, scientifiche. Per tutti quelli che pensano che lei stia sui numeri tutto il giorno. No, il nostro lavoro in realtà, quando analizziamo i contenuti dei giornali... ci spieghi diversa. Esattamente il progetto a cui voi state lavorando. Mi pare che siano milioni e milioni di articoli del presente e del passato. Bene, sì, no? Che di permettono di dare un sacco di informazioni. Questo è diverso interamente da quanto abbiamo detto finora, chiaro, sulle chiaro, cose chiaro. Deprimenti, sui rischi, perché ci sono anche grandissime opportunità e bisogna parlarne in modo positivo. Un campo bellissimo è quello delle digital humanities, le scienze umane digitali. Abbiamo avuto accesso a milioni di giornali inglesi dalla British Library dal 1800 al 1950 e abbiamo studiato in modo statistico e informatico l'evoluzione di alcune idee, di alcune parole, di alcuni concetti nel tempo, assieme a degli storici e anche dei scienziati sociali. E quindi abbiamo visto, per esempio, cose semplici, la presenza delle donne nel tempo, per esempio, nei tempi moderni, perché tra l'altro in questo momento noi raccogliamo le notizie di ogni giornale ogni giorno, raccogliamo i contenuti di Twitter ogni 15 minuti, quindi abbiamo parecchi dati moderni e anche quelli storici e compariamo i contenuti della stampa storica e moderna e vediamo come cambia il mondo. Cambiato molto? Più o meno in quel campo al femminile siamo sempre lì. Ma guardi che è stupefacente. Si parla di circa 80% menzioni di uomini e 20% di donne in epoca vittoriana. E oggi magari è cambiato leggermente, saranno 70% gli uomini. Ma dopo tanti decenni, dopo tante guerre, dopo tante battaglie, suffragette e tutto, è cambiato poco. Sembra strano. Sì, no, non è strano, l'esperienza ci fa abbastanza capire. Mi apre degli scenari che non avevo mai individuato, il discorso che lei sta facendo, perché penso che davvero si può tornare a imparare dalla memoria. Cioè, gli esempi, la memoria, tornano a essere maestri. Questa è la base dell'umanesimo classico, per esempio, e poi rinascimentale, appunto, no? Far tesoro di tutto quello che dei dati dell'esperienza che è il passato, e questo è un metodo scientifico e allo stesso tempo è molto umanistico. Sì, ecco, trovare il modo giusto di incorporare queste cose non solo nello studio specifico che facciamo, ma anche nella formazione di chi fa queste cose sarebbe importante, perché poi gli sbagli si ripetono a ogni generazione. Ecco, quindi anche, e questo forse è l'errore principale, no? L'idea che un gruppo di ingegneri seduti in un laboratorio di una compagnia possa risolvere problemi enormi come la democrazia, come la parità di opportunità. Non è giusto aspettarci che lo facciano, perché non è il loro lavoro. E se glielo chiediamo, questi rifaranno gli stessi sbagli che abbiamo fatto noi da 2000 anni. C'è gente che fa queste cose da sempre. Adesso come facciamo a inserire
quella conoscenza. Nel suo gruppo di ricerca chi c'è? Ingegneri, matematici, informatici? A parte me, io ho 8 assistenti, e che in realtà sono 6 assistenti e 2 studenti. E di questi ho 2 filosofi che mi aiutano in teoria non a fare filosofia, perché sono molto particolare sulla filosofia, però mi aiutano a raccogliere i fatti. Io ci tengo molto a partire dai fatti. E anche quando si parla di rischi etici, di impatto sociale, quando si parla di usi e abusi di intelligenza artificiale, io vorrei sempre parlare dei fatti, perché questo è un campo in cui è facile parlare delle opinioni e quindi sto obbligando questi poveri filosofi a controllare ogni singola affermazione. Ma lei sui spazi di libertà se li prende per la fantasia, però. A me mi diverte. È uno scrittore. Io anche scrivo, sai, tanto. Appunto, romanzi ecco. Storici. Come lo sa? Non lo so, non ce l'ho scritto, lo ricordo. Romanzi storici. È vero. Perché lei è anche molto legato alla sua terra, Gorizia, no? Io ho fatto grande fatica a non mettere mai un link sulle mie pagine scientifiche che puntasse al romanzo storico, quindi non so come ha fatto a trovarlo. Ce la racconti la storia di questo romanzo? Una storia bellissima, una pagina dimenticata della storia, perché io lo dico che gli esempi e la memoria insegnano. Ecco, allora questa era una cosa che non ho previsto. Anche qui c'è anche l'interesse per le donne. Quindi, sì, allora, questo è imprevisto. mi lasci Allora, io vengo da Gorizia. Terra di confine? Terra di confine, bellissima, in cui ho passato 20 giorni adesso per le vacanze. Tornerò in Inghilterra domani mattina. E ho sempre avuto interesse, tra l'altro, per i giornali antichi e queste cose qui. E conoscevo da bambino una vicenda dimenticata, da mia nonna la sapevo questa, ed era la storia della prima vittima italiana, per così italiana, goriziana, sul fronte dell'Isonzo. Prima vittima. Prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale arriva nel 14 e inizia a luglio. Ovviamente l'Italia non ne fa parte, l'Italia ne farà parte l'anno dopo. Però Gorizia è in Austria e quindi la guerra mondiale è cominciata. Ma la guerra poi in Serbia e sull'altro lato, Gorizia è nelle retrovie. L'Isonzo diventerà di lì a breve un campo di sangue e di 11-12 massacri continui. Ma in quel momento, nel 14, l'Isonzo è tranquillo. Però la prima vittima della guerra sull'Isonzo è nota adesso. Ed era una cosa dimenticata. L'ho trovata seguendo i giornali antichi e gli archivi antichi. Per farla breve, perché poi annoiamo i lettori, il pubblico, c'è questa contessa, Lucie Kristallnig, che era di Klagenfurt e che viveva a Gorizia gran parte dell'anno, come molti austriaci, ed era una pioniera dell'automobile, guidava le automobili prima di tutti, ed era sposata ma infelice, e il marito stava sempre in Austria a caccia e lei viveva a Gorizia con la sua automobile. E di lei ho trovato cose incredibili, ho trovato le multe per velocità che non pagava mai e le venivano rimandate, ho trovato le proteste che lei faceva contro i guardi a caccia, era una signora veramente forte. E quando scoppia la guerra, questa signora, Lucie Kristallnig, contessa, non può restare con le mani in mano, allora si offre di aiutare la Croce Rossa a organizzare un ospedale da campo e va a prendere l'occorrente in Carinzia e poi ritorna quella notte. E il 10 agosto del 14... con la sua automobile si ritrova a passare il passo delle Alpi che deve portarla verso Gorizia. E lì siamo in territorio di confine, il Regno d'Italia era poco distante, c'erano contrabbandieri, c'erano militari che guardavano il confine, era tempo di guerra, e lei ha distaccato di tanto la seconda macchina che la seguiva, per essere sola. Si è trovata di sola a mezzanotte in mezzo alla montagna. La notte di San Lorenzo. E non si ferma al posto di blocco, non lo vede. Io credo che non lo so. Personalmente ho trovato già negli archivi lettere di guardie, in questo caso guardie del Regno d'Italia, che si lamentano con le autorità austriache che la signora non si era fermata al posto di blocco già in Italia, già in precedenza. Quindi la mia personale impressione è che questa non si è fermata. Una sfida proprio. Sì. Insomma, si è fatta sparare, l'hanno sparato, l'hanno colpita in testa ed è rimasta ferma sul lato della strada, vicino a Caporetto, tra l'altro, proprio nel punto delle battaglie dei prossimi anni. È una storia da film, comunque, questa. È una storia che qualcuno, non io, dovrebbe fare un film. È un presaga, tra l'altro, della tragedia della storia che sarebbe è da lì a poco avvenuta. Veramente, no? Sì, ma poi quando si è svolto il funerale, ho trovato tutti i dettagli, il funerale di questa signora era proprio
Il funerale di un mondo. Gorizia era un mondo multietnico, multiculturale. Amici l'Europa. Tedeschi, sloveni, italiani, friulani, veneziani, tutte le lingue si parlavano a Gorizia, caffè viennesi, e quel mondo sarebbe finito completamente di lì a poco, ma al funerale abbiamo tutti. C'è il funerale della Contessa Kristallnik, che è l'ultimo momento della Gorizia multietnica, multiculturale, mitteleuropea. Quanto le manca a Bristol la sua Gorizia? Tanto, sì, tanto. Ma teniamo presente che finita la guerra, i confini si spostano e le autorità italiane decidono che è una buona idea cambiare i nomi ai posti, cambiare i nomi alle persone, impedire di fare la messa in sloveno, e per 20 anni hanno fatto tabula rasa. Quindi quel momento lì, quell'11 agosto del 14, quella messa in quella chiesa a San Pietro, quel funerale è veramente il funerale di un mondo 500 anni di Austria-Gorizia. È veramente interessante quel periodo lì. È impressionante che un mente dell'informatica si diletti di storia e di letteratura, no? Io mi nascondo, io dico la telecamera, devo stare attento a quello che dico, ma io a me viene molta ansia quando studio il mio lavoro. Io riesco a vedere, o forse temo, che il nostro lavoro può essere usato male, e il futuro, nel breve termine, il futuro potrebbe essere peggiore, anche se poi sono ottimista che riusciremo a uscirne. Ci sono dei rischi, ci sono delle cose che possono andare male se non facciamo bene il nostro lavoro. E un modo per combattere l'ansia e nascondersi 100 anni fa con la testa nei libri di storia è un buon modo per diventare ottimisti. Senti, ancora una cosa che devo chiedere per scandalizzarla ancora un po'. I social media sono in grado, lo sappiamo, di influenzare le nostre abitudini, le nostre scelte, le nostre idee, anche i nostri sentimenti. Avrei in mente quel film Her, dove il protagonista si innamora di un'intelligenza artificiale che ha la voce meravigliosa e seduttiva di Scarlett Johansson. Ma insomma, possono condizionare anche i nostri sentimenti. Sì, senza dubbio. E non solo i social media, tutti i media, noi sappiamo da sempre sappiamo che i mass media non sono neutri, no? McLuhan era solo uno dei tanti che ne parlava. Non c'è un medium neutro. Il cinema non è neutro, il telefono non è neutro. Si immagina i social network. Il telefono, in fin dei conti, è un cavo di rame che connette due persone, sembrerebbe neutro. Beh, pensa che a Facebook, che deve raccomandare i contenuti, formarsi un'idea di cosa vogliamo, mandarci la pubblicità in base a quello che vogliamo. Se facciamo una chat sulla chat di Facebook, viene fuori l'assistente che si chiama M, e questo assistente ci raccomanda delle cose. Siamo costantemente guardati e leggermente manipolati da una macchina che è interessatissima a quello che facciamo, che vogliamo, per mille motivi, per imparare, per migliorare, per manipolarci, per fare le cose. Questo è il medium meno neutrale del mondo. È una cosa che sappiamo con certezza, è che le emozioni dell'utente sono manipolate e manipolabili. E c'è un esperimento che è stato fatto da Facebook 2 o 3 anni fa, pubblicato, un po' controverso, in cui si riesce in modo metodico a influenzare le emozioni degli utenti e a misurare l'effetto. Questo è pubblicato, quindi non si può... Non è neanche una novità. No, non è neanche difficile. Selezionando il tipo di contenuti che vengono raccomandati, si produce l'effetto di modificare lo stato emotivo dell'utente. Senta, professor Cristianini, che vogliamo dire di quella fake news, oppure in parte vera news, sui due robot che cominciano a parlarsi in una lingua incomprensibile a chi li aveva creati? Allora, usiamo la parola fake news bene. Fake news è un problema importante. Il fatto che i giornalisti, insomma, io rivelo una seconda cosa. Io da studente universitario lavoravo per Il Piccolo di Gorizia con grande passione, e l'avrei fatto per sempre se avessi potuto, e invece poi sono andato a fare quello che ho fatto. I giornalisti sono persone importanti. L'idea che noi possiamo fare un intero mondo di informazione eliminando, disintermediando, si dice tecnicamente, togliendo gli intermediatori, è una sciocchezza. Le macchine non sono in grado di capire se una notizia è falsa o vera. Non c'è nessun modo di capirlo. E quest'anno abbiamo visto circolare notizie chiaramente false, e non c'era modo per le macchine di riuscire a riconoscerle. Quello sono fake news, false. E che questa frase venga poi usata da tutti in tutti i modi è un altro discorso. Però fake news è un problema vero. E va risolto con il metodo più antico del mondo. C'è gente capace, addestrata e pagata che faccia il giornalista. Ma la notizia che è stata riportata da alcuni giornali sui due robot che parlavano di lingue sconosciute è una fake news. Ma è successo, ma non significa nulla. Noi abbiamo noi il 90% delle volte che facciamo qualcosa fa degli sbagli. È un errore di sistema. Io voglio fare un sistema che genera testi, lo faccio sempre, cerco di generare testo in inglese. Quasi sempre non funziona.
cosa vuol dire? Che esce fuori un testo assurdo, che non ha senso, dadaista. E vabbè, io non chiamo la stampa a mostrare che ho creato un testo dadaista, è uno sbaglio, dico lo studente, riprova. Ecco, questi qua hanno chiamato la stampa. Va bene, due bot conversavano fra loro e hanno generato un testo che non ha alcun senso. Io l'ho letto quel testo. È uno sbaglio. Professor Cristianini, torniamo un attimo con la memoria a 100 anni fa, in quell'epoca così non si può andare avanti gloriosa, e per finire le chiedo una musica che magari recupera un po' di quell'atmosfera, di quel mondo che lei ha cercato, evadendo dagli algoritmi, di raccontarci. Se vogliamo veramente catturare non tanto la realtà, ma i sogni che c'erano in quel mondo del 14 a Gorizia, prima della guerra, la realtà era diversa, perché sempre diversa. Ma i sogni, credo che un bel valzer di quelli viennesi, perché loro speravano e sognavano, si illudevano di essere. In realtà poi, sta leggendo, ho fatto una cosa in più, ho recentemente, questa è una cosa nuova, non lo sa nessuno, ho recentemente digitalizzato tutti i giornali della Biblioteca Civica di Gorizia e abbiamo fatto uno studio che è appena adesso sotto revisione, quindi non è pubblicato e quindi non l'ha detto ancora nessuno. E abbiamo studiato 50 anni di notizie locali in lingua slovena e in lingua italiana. Il sogno è quello di un valzer, ma la verità era fatta di tanta sofferenza in realtà in quegli anni. La povertà c'era, tante malattie c'erano che oggi non ci sarebbero più, era un mondo diverso. Ma diciamo, il sogno è un bel valzer. Sì, che è rimasto un po' un ideale, no? Di un mondo perduto, che ci sembrava, proprio perché è perduto, meglio di quello attuale. Come sempre. Buon valzer, grazie professor Cristianini. Grazie. Grazie davvero.